Troppo forte questo Pescara di Zeman nel primo tempo? Nel primo tempo c'è stato un impatto importante nel Pescara. Nei primi 10 minuti ho visto la mia squadra che ha impattato bene e loro non sono partiti fortissimo. Poi dopo il rigore, dopo il gol sul rigore, si sono sciolti. Hanno fatto veramente molto bene, secondo me agevolati anche dal fatto che noi mentalmente abbiamo subito il contraccolpo fuori casa. Purtroppo ci succede questo. E la cosa positiva, e questa la prendo, me la porto a casa, una delle cose positive è che comunque entrare nello spogliatoio sul 4-0 contro questo Pescara poteva far pensare a un secondo tempo un disastro. Invece il secondo tempo mi è piaciuto molto, la squadra non ha mollato, ha reagito, ha fatto gol, è andata vicino a fare altri gol, quindi ha subito poco. E quindi questa è la cosa che mi conforta e che mi porto a casa. Soprattutto dopo i primi 10 minuti, i movimenti di Colai e di Merola sono stati, posso usare il termine, devastanti. La visione di gioco di Palmiero e di Rafia, Lescano, insomma, come si poteva fermare quel Pescara? Quali sono i demeriti della Virtus Francavilla? Ma guarda, non si ferma soltanto tatticamente una squadra. La tattica rappresenta una piccola parte di quello che puoi fare bene per fermare una squadra così. È ovvio che poi noi arrivavamo in ritardo, sui duelli uomo contro uomo, una volta si è arrivati in ritardo, poi comunque se si arrivava col tempo giusto li perdevamo, eravamo costretti sempre a indietreggiare e ci siamo portati il Pescara negli ultimi 25-30 metri troppe volte il primo tempo. Quando sei costretto e non riesci a impattare prima e a portarti il Pescara così, così basso nella tua metà campo, con poi le qualità che ci sono negli attaccanti, nei giocatori che compongono la rosa del Pescara, e qualcosa può succedere, quindi non va bene. Io spendo l'ultima domanda per Calabro, poi dobbiamo lasciarlo perché conosce molto bene il calcio. Calabro, questo Pescara di Zeman che ha visto oggi, che magari ha visto anche in video a Catanzaro, sì, e quindi diciamo un Pescara in chiara crescita, che ruolo può giocare nei playoff? Ma io dopo averlo visto a Catanzaro, ai miei collaboratori ho detto attenzione, perché il Pescara potrebbe riprendere le orme. Con l'entusiasmo, con la gamba e con la mentalità del Palermo dell'anno scorso. Ho visto tante cose in linea, anche perché oggi Zeman viene in una squadra già costruita per fare il 4-3-3, no? Una squadra che ha delle caratteristiche per fare questo determinato tipo di gioco. È ovvio che si devono inanellare tante cose positive, entusiasmo, gamba, anche chi c'è in panchina e chi sta giocando meno in questo momento, secondo me per i playoff verrà utile come cupone, perché è un giocatore che secondo me è adatto alle caratteristiche del gioco di Zeman, e quindi avere tutte queste frecce nell'arco potrebbero portare a fare dei grossi playoff.